In vacanza, sì, tanto per cambiare siamo in vacanza. Ma non siamo in crociera. Ma cosa fate? Smettetela. Sulla nave. Sulla nave? Per ritornare in Sardegna. Esatto, cos'è che vi siete mangiati? Un pappagallo oggi? Siamo appena saliti sulla Moby perché stiamo ritornando in Sardegna, ma questa volta... Cosa vi ha dato la nonna oggi da mangiare mentre io ero al lavoro? Riri, zozozo. Ah, buono. Il riso. Che buono. Al riso. Ma adesso, ma... Allora, di che cosa stiamo parlando? Fatemi capire. Secondo me... Mare. Silenzio un attimo. Ascoltatemi. Dai, andiamo a mangiare. Ma allora... Sì, ma io non ho ancora parlato. State parlando solo voi. Allora, siamo appena... Ragazze, io non vi do da mangiare stasera. Hai freddo? Allora, mi sembra di aver capito. No, non ho freddo. Cioè, allora... Hai caldo? Mi fate parlare? Mal di male? Mal di male? O mal di mare? Sei cinese tu? Ok, stavamo dicendo... Allora, siamo appena saliti sulla Moby, siamo in partenza verso la Sardegna perché ritorniamo a casa nostra in Sardegna. Quindi abbiamo tantissima fame, adesso andiamo a mangiare. Però mi sta venendo un dubbio, ma non è che per caso Vanessa sta imitando quello che fa Anastasia? Eh? No. No? Sei sicura, Anastasia? Perché a me sembra proprio di sì. No. Allora, niente, Anastasia, cosa vuoi da mangiare tu stasera? Perché Vanessa farà, imiterà tutto quello che fai tu e mangerà anche le stesse cose che mangerai tu. Quindi cosa la vuoi? La focaccia adesso. Tu la focaccia? Sì. Ah, è andata di fortuna, quindi. Ok, andiamo a mangiare? Sì. Un problemino. Che cosa? Oh, Vanessa, con queste croste. Sto aspettando se tu va bene, dai. Altre cicatrici. Le giostrine dentro la nave, dopo andiamo? C'è pure la piscina. Cosa vuoi? Mamma, posso prendere il popcorn? Sì, amore. Anzi, no, mi sono scordata, c'è la crepa alla Nutella. Il dolce. Ma forse che mani non c'è. Ma poi perché mi ricoppia? Ah, non lo so che cos'è. No, al contrario, dove c'è la freccia? La vedi? E aprimi questa porta che mi prendo una felpa. No, devi aprire. Ma non devi spingere. Cioè, non devi attirare, devi spingere. Ho sbagliato a parlare. Dai, prendiamoci. Prendiamo la felpa, amore, perché si gela. Prendiamo il surf. Io non mangio il secondo e il dolce, perché sennò poi dopo sono piena di crepe. Ti devi tenere lo pezzettino vuoto per la crepa alla Nutella, che non mangi mai, Sì, hai scelto questa pasta, adesso arriva. Il pane per te? Il pane per me, io mangio il pesce con le verdure. Invece no. Tu invece mangi solo un po' di pasta. Sì, e la crepa alla Nutella dopo. E la crepa alla Nutella dopo. Poi Vanessa è lì avanti con papà, là in fondo. Poi ragazzi, dopo vi faccio vedere che mi gioco con la moto. Con la moto, brava, sì, è vero. Sì, sì. Cosa hai, amore? Guardate, il suo braccino tutto gonfio. Poverino. Sarà una zanzarina? Sarà un ragnetto? Sarà un ragnetto. Scrivete nei commenti se secondo voi è il morso di una zanzara o di un ragno. Vane, secondo te? Vane, secondo te che cos'è? Vane, ci sei? Vabbè ragazzi, scrivetemi nei commenti se Vanessa secondo voi ha dei problemi o sta giocando a imitarci. Mi raccomando, uccidete più zombie possibili, Capito? Siamo rientrate in cabina. Ani, cosa hai mangiato stasera? Allora, ho mangiato... Ho detto ad Ani, non a Vanessa. Cosa hai mangiato? La pasta al sugo. Vanessa, ma che hai fatto però oggi prima di partire? Non la voglio più mangiare perché sono piena. Però la mangio domani quando arriviamo in Sardegna a casa. Sì, ti ho promesso che te la faccio io perché qua l'ultima volta, cioè l'anno scorso, vero che non era tanto buona? Però ce l'hanno rifatta. Perché io lo sono andata a dire io. Era un po' secca e gli ho chiesto di rifarla.
Sì, stasera Vanessina è un po' sciocchina, un pochino, però poi le passerà. Secondo me è l'euforia che stiamo ritornando in vacanza. Voi due che fate? Oh! E Anastasia, se tu fai così lei timida, quindi lo fa anche lei. Dai, tiratevi su. Fate le brave, Vanessa, fai la brava, ok? Adesso andiamo a dormire. Adesso andiamo a dormire, che abbiamo deciso di andare a dormire molto presto, così domani mattina, che tanto ci sveglieranno alle 6. Siamo riposate. No, Vanessa, tu devi dormire al piano di sopra, eh? No, oh, che noia stasera, Vanessina. Ok. Buonanotte. Notte. Ci vediamo domani mattina a colazione, Vanessa. Sì. Che la nottata ti porti alla normalità, eh? Mi raccomando. Devi fare questo. Vanessa è sciocca. Allora, vedi? Dai, buonanotte. Ciao. Vanessa è brutta. È bellissima. Andiamo a far colazione? Eh? Ti va? Vuoi venire con la mamma? Vanessina? Amore? Buongiorno. Ben sveglia, Vanessa. Vanessa, dopo ti farò vedere ciò che tu hai combinato questa notte. Ieri sera siamo andati a mangiare la Nutella, la crepa alla Nutella. Anche stamattina a colazione, buongiorno amore. Peccato che non sono buone, per niente. Ma potevamo immaginarlo, perché già l'anno scorso le avevamo prese e non erano buone. Ieri sera era buonina, sì, è vero. Adesso ti mando a prendere una brioche, ok? E poi ti faccio vedere che cosa hai combinato tu ieri sera quando siamo andati a dormire. Va bene? Tu non ricordi nulla? Ricordi qualcosa? Ma cosa avevi? Eri un po' agitata. Forse non avevi ancora digerito la brioche e hai fatto un po' di sogni strani, ok? Vero Anastasia? Noi morivamo dal ridere, tu soprattutto, perché all'inizio eri nel letto con lei, dopodiché ti ho presa, ti ho portata con me e lei continuava a parlare, a dire cose strane. Buona colazione, siamo quasi a Olbia ormai. Ragazzi, siamo arrivati a casa. Vanessa e Anastasia sono distrutte e stanno dormendo. Stanotte hanno dormito poco, Vanessa era agitatissima e ci vediamo dopo quando si svegliano. Ti sei svegliata, eh? Eri stanchissima, anche Anastasia, ma tu di più, anche perché questa notte non solo hai dormito, ma hai giocato con un gatto, sei andata al macellaio perché cercavi carne, più che la chiamavi, la nominavi. E quindi quando siamo tornati a casa vi siete fatti un bel riposino. Adesso ti sei lavata, hai fatto la doccia e tutto. Stai costruendo una bellissima casa su Minecraft. Anzi, guardate. Allora, io ho chiuso il tetto perché adesso metto queste luci che ho preso. Perché sennò poi praticamente entra la neve dentro casa, vedete, c'è questa la neve, vedete che io metto la luce e si accende, ma che bella, sì, che è. Poi sì, tu me l'hai fatta vedere una prima, stupenda, piena di stanze, però non è in questo, è in un altro, sì, è questo il gioco, però è un altro posto, no, dove va bene. Hai fame? Adesso andiamo a cena e niente, andiamo da Elena, magari andiamo dalla nostra amica Elena al Metro Pizza in cozzeria a mangiare le cozze al pecorino. Allora, mi sa che punterò una telecamera. Cosa ne dici di puntare una telecamera su Vanessa quando dorme? Ma sai che lo faccio? Perché io voglio capire cosa succede quando dorme. Cioè, guarda che ieri sera eri agitatissima, eh? No, ma che ridere, tu non puoi capire. Ieri sera ero vicino a lei e ho detto, ah, sì, ho detto, ma ti giravi verso di lei e facevi, sì. Quando tu ridevo ho detto, ah, ma ne sa scherzare.
scherzando, gli occhi aperti, vero? Poi ha detto gatto, ho detto no. Giuro che all'inizio anch'io credevo che tu stessi scherzando, poi hai cominciato perché a dire detto, gatto, no, gatto. Perché faccio così? Ma con gli occhi chiusi poi, gatto. No, mai, eh? In 9 poi, anni non hai mai fatto una cosa del genere. Anzi, solitamente urli perché sogni i ragni o le cimici. E sempre che urli e piangi, stanotte eri felicissima, ti sei fatta una risata. E quindi adesso ragazzi però concludiamo qua il video. Vedete ragazzi che adesso le luci si accendono. Voi vedete tutti gli oggetti, andate qua. Sì. Poi cioè, vedete, c'è questo che dove prendi questo, questi oggetti. Tu fantastico. Hai preso qualcosa, vedi, vedi la porta, tu prendi, apri, sì. Chiudi, vedi. Poi c'è le scale, tu la metti, poi sali. Sì, amore, brava, brava, farai l'architetto da grande. Ma cucciolini e cuccioline, ma vi siete accorti di una cosa di Anastasia? Anastasia ha tagliato i capelli, ma guardate, girati, fatti vedere. Anastasia aveva i capelli fino a qua e 2 giorni prima di partire li abbiamo tagliati, così al mare sono più comodi. Va bene Anastasia, basta anche con Minecraft. Devi pettinare. Se volete potete fare un video su Vanessa e Anastasia Games e costruite la vostra prima casa su Minecraft. Ragazzi, voi potete mettere quante luci volete perché... Così, esatto. Basta che poi non finiscono. Ma se tu continui a metterle finiranno sicuramente. Poi mammina non te le compra, non, le luci. Non le devi comprare. Vedete voi? Proprio all'ultimo. L'ultimo tu prendi la lucina, la metti qua, ti fa vedere quante ce ne sono. Va bene, una casa super illuminata. Poi tu tocchi, metti qua. Va bene, Anastasia, giù, seduta. Dicevi, Vanessa? No! Cosa? Aspetta. I maiali ci sono. All'orso polare. Cosa ridi? All'orso polare. Va bene, allora, Vanessa non voleva dire niente, invece voleva dire di scrivere nei commenti se volete che... Sì, scrivete nei commenti se volete che Anastasia giochi a Minecraft. Va bene, su Vanessa Anastasia Games, ok? Salutiamo i nostri cucciolini che andiamo a mangiare. Ciao!